Agi nei pazienti là l'osservazione che il livello della proteina riflette l'esito respiratorio dei pazienti durante l'ospedalizzazione, suggerisce il suo ruolo nella patogenesi e nell'evoluzione della malattia. Lo D'Error, lo studio dal titolo Evidence of the Pathogenic HERVW Envelope Expression in T-Lymphocytes in Association with the Respiratory Outcome of COVID-19 Patients, è stato pubblicato sulla rivista E Biomedicine, del gruppo editoriale The Lancet. La ricerca è stata coordinata dalla dottoressa e studi recenti hanno dimostrato che l'attivazione degli HERV, innescata da stimoli esterni tra cui anche infezioni virali, contribuisce all'insorgenza e alla progressione di diverse malattie infiammatorie e neurologiche. In particolare, la loro attivazione è stata associata a sclerosi multipla, diabete di tipo 1 e artrite reumatoide, tutte patologie che possono essere presenti nei pazienti Covid-19 che sviluppano forme gravi. L'identificazione dell'associazione tra la presenza di HERVW e la disfunzione infiammatoria e immunitaria nella malattia apre la strada a ulteriori studi sul ruolo della proteina ENV come potenziale bersaglio terapeutico per la forma grave della malattia nei pazienti Covid-19, afferma Andreoni. Attualmente sono disponibili poche opzioni terapeutiche per controllare la risposta alterata all'infezione da SARS-CoV-2 e per lo più inefficaci nel ridurre il tasso di mortalità. HERVW è noto per avere effetti pro-infiammatori che potrebbero contribuire sia a generare